Sogna ragazzo sogna, era Roberto Vecchioni nel nostro appuntamento insieme in diretta. Al telefono con noi c'è il governatore della regione Liguria, il presidente della nostra regione Giovanni Totti, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Abbiamo ospite in trasmissione invece in studio Angelo Vaccarezza, che salutiamo. Ciao Angelo. Ciao Press. Dunque la nostra puntata di quest'oggi sarà legata, dicevamo, all'appuntamento elettorale ormai imminente. Come se l'immagina il prossimo mese di campagna elettorale il presidente della nostra regione? Io me lo immagino come un mese che spenderemo, mi auguro, in un dibattito civile per continuare a ripetere quello che stiamo dicendo ormai da più di 2 anni e mezzo, ovvero che la Liguria può fare di più, merita di più. Avete fatto sentire adesso sogna ragazzo sogna, io credo che il sogno debba continuare, perché è un sogno possibile, è un sogno che i Liguri hanno abbracciato, visto che ci hanno dato fiducia in regione, poi in tutti i principali capoluoghi del nostro territorio, in tutte le città, e quindi oggi vorremmo mandare a Roma delle persone in grado, capaci, preparate, determinate a combattere per questa nostra nuova Liguria, e quindi evitare che la vittoria di qualcuno possa fermare il terzo valico alle nostre spalle, la gronda autostradale che è un'opera genovese ma che riguarda tutta la regione, la nuova diga del porto di Genova, opere che valgono forse più di un punto di PIL per il nostro paese Italia, e per la Liguria vorrebbe dire svoltare completamente, gente che si batta per avere una legge speciale sui porti liguri, gente che si batta perché il nostro turismo abbia l'attenzione che merita, così come il nostro aeroporto che serve per portare quale persona, insomma mandare giù gente come Angelo Vaccarezza che avete lì, che con me ha fatto un pezzo di strada importante, 2 anni e mezzo a combattere in consiglio regionale, dove abbiamo approvato più riforme in 2 anni credo che in 10 anni della storia passata di questa regione, dalla riforma sanitaria alla riforma del ciclo dei rifiuti alla riforma urbanistica alla riforma della formazione professionale. Ne abbiamo fatte mai tante che è difficile anche ricordarle senza annoiare i vostri telespettatori, ma soprattutto credo che Angelo abbia portato insieme a tutti i ragazzi che sono venuti con noi in consiglio regionale appunto quel sogno di una Liguria che per 10 anni è stata assopita senza sognare, è stata quasi silenziosa per non farsi notare. Noi invece vogliamo che la Liguria si noti e si faccia sentire. Senta, la gente però secondo me è rimasta un po' perplessa nel momento in cui si è trovata a guardare come funziona questa legge elettorale. Non le sembra francamente un po' complicato da capire il sistema con il quale poi verranno eletti i nostri rappresentanti in Parlamento quest'anno? Guardi, la legge elettorale è certamente complicata, la legge elettorale non è certamente la legge migliore che avrei voluto, però adesso abbiamo un mese di tempo per parlare di contenuti, e la legge elettorale è la legge che abbiamo, è inutile piangere né sul latte versato né su quello versato a metà, come nel caso di una legge elettorale che ha sostituito leggi peggiori, e quindi non la si può valutare in modo così rigoroso e drastico. È una legge che poteva essere fatta meglio, i partiti adesso spero che la utilizzino al meglio, ma ora andiamo sui contenuti. Io ho sentito Di Maio venire in Regione Liguria e dire che se ci saranno loro fermeranno tutte le grandi opere. Il Partito Democratico, ahimè, i Liguri lo conoscono da anni, e proprio perché lo conoscono mi pare che da 2 anni e mezzo a questa parte lo evitino, diciamo, come in questi casi si dice. Noi abbiamo portato un'ondata di aria fresca sia in termini di idee, sia in termini di determinazione, sia in termini di facce, sia in termini di alleanza. Siamo stati tra i primi in Italia a credere in un'alleanza di centrodestra che oggi se la gioca per governare questo paese, quindi credo che anche in questo senso la Liguria con orgoglio possa rivendicare un primato, come ne può rivendicare tanti negli ultimi mesi che abbiamo speso al governo di questa regione. Adesso quegli stessi uomini, quello stesso gruppo umano, quegli stessi partiti che qua in Liguria penso siano un passo avanti ai partiti anche a livello nazionale, sia per rapporti personali, sia per rapporti politici, sia per programma politico, vorrebbero anche mandare a Roma delle persone in grado di sostenere questa regione come merita, perché la Liguria può fare tanto da sola, ma ha tanto bisogno anche di avere una rappresentanza forte, coesa, determinata e affatto silenziosa, anzi molto rumorosa a Roma. Le chiedo un'ultima cosa, ma non è che ormai ci siamo rassegnati al fatto che tanto poi riandiamo di nuovo alle elezioni, visto che... No, noi
contiamo, noi abbiamo sempre corso per vincere, chi mi conosce lo sa bene, quando comincia la campagna elettorale credo che il centrodestra e il centrodestra ligure a maggior ragione abbia molti argomenti da spendere con gli elettori, che abbia dimostrato di mantenere le promesse, perché tutto quello che avevamo detto che avremmo fatto all'inizio di questo mandato regionale lo stiamo facendo anche in tempi rapidi, abbiamo mandato persone giuste al posto giusto, abbiamo costruito riforme, abbiamo fatto cose molto importanti che questa regione aspettava da 10 anni, contiamo di fare la stessa cosa a Roma, quindi bisogna assolutamente crederci, essere convinti, perché qualsiasi scelta diversa sarebbe deleteria, non sarebbe solamente un fermare le cose, sarebbe un ritorno al passato, ma dei passati più cupi o peggio, un salto nel futuro, ma il futuro dei 5 Stelle che ho sentito declinare in queste settimane è un futuro francamente che non ha nulla a che fare con il progresso, non ha nulla a che fare con la crescita, con lo sviluppo, con i posti di lavoro, tutte cose che stiamo faticosamente cercando di rimettere sulla carreggiata. Quindi io credo che oggi chiunque voglia il bene della sua regione non solo è un voto per una parte politica, non solo è un voto per i partiti che tanti elettori tradizionalmente scelgono, ma è qualche cosa di più, è una scelta di campo in Liguria tra la nuova Liguria che stiamo costruendo e la vecchia Liguria fatta di poche persone, di tessere di partito, di privilegio, di oscurantismo, di sottosviluppo, un sottosviluppo fatto solamente per chi ai privilegi interni alla casta e pochissimo per tutte le altre persone. Allora Angelo che avete lì con noi è un combattente ed è una delle persone su cui si è appoggiata in questi 2 anni e mezzo la nostra amministrazione, ha prodotto tanti buoni risultati in consiglio regionale, io credo che i Liguri debbano dargli una chance di fare la stessa cosa, perché avere Angelo in Senato a Roma credo sia un baluardo, ma non per i Liguri di centrodestra, per i Liguri tutti, che questa storia non cambierà e che andremo avanti nel nostro percorso. Grazie al presidente della Regione Liguria di essere stato con noi. Grazie a voi. Buon lavoro. L'aspettiamo in diretta, in trasmissione. Ciao. L'aspettiamo qua nei nostri studi quando vuoi.